È successo. L'Italia pareggia con la Svezia e non si qualifica ai mondiali di Russia 2018. Dottore, come sta? Signora, suo marito è da giorni ormai che non tocca cibo. Beve a stento e non vuole vicino a nessuno. Oh, santo cielo! Le uniche parole che dice e che continua a ripetere sono... dobbiamo vincere e non pareggiare. La prego, me lo faccia vedere. E va bene, signora, ma non faccia come l'altra volta. Non li nominare, per nessun motivo. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Amore, sono io, Paola. Mi riconosci? Non pareggiare. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Amore, ti prego, parlami. Ti prego, ritorna a casa. Sono passati dei mesi da allora. Mi manchi, ci manchi. Martina sente tanto la mancanza del suo papà. Amore, la supereremo insieme. Lo sai che ti amo. So che dentro di te c'è ancora la speranza. E poi dai, era solo una partita. Non puoi continuare così a buttare tutta la tua vita. Poi per quei due, Ventura e Tavecchio. Dobbiamo vincere. Allora ragazzi, è passato il tempo ed ora eccoci qui, alle porte di Euro 2020. Davanti a me c'è un grande gruppo, affiatato, disponibile, che si sacrifica, capace di supportare ogni compagno, che lotta su ogni dannato pallone, sempre, per ogni singolo passaggio e centimetro. Siete un gruppo davvero forte, ognuno di voi è forte, decisivo e può fare la differenza. Oh, qui invece abbiamo Bernardeschi, ciao Berna, lui è qui perché... Tu non hai mai rischiato. Una volta ho messo due fisso ad Argentina San Marino. Ma sei coglio. Bene. Domani abbiamo la Turchia. Quindi vediamo la formazione. Allora, Donnarumma. Sì, Gigio, non è che devi portarti sempre lì Raiola. E te l'ho già detto, non possiamo venderti al Brasile. Poi vediamo. Chiello, Bonucci. Sì, Madonna, Bonucci, ma fallo un sorriso. Florenzi, Spinazzola, Barella, Giorgini. Il problema è l'attacco. Chi ci metto? Ehi, Gabo! Ehi! Ehi! Mister! E questo che l'ha fatto entrare. Ehi, posso giocare, mister? Bambino, non ho tempo. Vedi che sono occupato a fare la formazione. Ma sì, giocaci, un bambino. Ma che cazzo ci fa Conte qui? Hai delle competenze. E come? Stai parlando? Tengo a borsa e guccia, o pacchetti cric e croc, o ci di Anna d'Angelo, e aspetta, o canne, viri, o divertimento. No, competenze, cosa sai fare? Ah, o tira giro, mister. Ah, e sai crossare. E come no, faccio giocatore, saccio crossare, e so crossare. A giro però, mister. Bene, Insigne, Berardi e Immobile. E ti prego basta con sto ciuffo che ti leggo le mani. Mister, cosa ci dobbiamo aspettare dall'Italia in questi Euro 2020? Daremo il massimo, questo gruppo può fare grandi cose. L'Italia arriva un gradino sotto alle cosiddette grandi? No, dobbiamo pensare solo a fare bene, i paragoni li lasciamo agli altri. Oh, inizia la partita. Vai, metti su Rai 1. E ora ci colleghiamo a Roma per la formazione d'Italia e Turchia. Sì, la Turchia entra in campo con Kahir, Seri, Soyu, Demiral, Mara, Tufu, Yuyu, Yayi, Kara, Kalanoglu e il Maz. Mettiamo muto e ascoltiamo Repice. Muto e Repice. Una partita di pallone, il campionato europeo per nazioni che comincia stasera allo Stadio Olimpico di Italia e Turchia, per raccontarvi la partita della nostra squadra, la partita della nostra nazionale. Bene, una bella giornata, siamo a Roma, il gruppo c'è, Bernardeschi in panchina, cosa può andare storto? Arbitro, è fallo di mano. Ma cosa stanno facendo al VAR? Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negar. Attenzione Barella, asse di destra, in area di rigore, Berardi, rientrata nella mezzana, Berardi, corsi in mezzo, rete! Siamo avanti noi! Abbiamo segnato noi! C'è Barella, allarga per Berardi, batte il traversone, ecco lo Spinazzola. E andiamo così! È ora? Non ancora,
E adesso? Non è... Ora è un momento. Diccelo ancora una volta. O tira, gira. Destro! Vai Berna, tocca a te, tanto siamo 3-0, rischiala pure. Tutto sul nero. Sei sicuro? Sono i miei risparmi di una vita. Tutto sul nero. ~25. Una grande Italia esordisce con un 3-0 alla Turchia. Ora testa alla Svizzera. Seconda occasione, gran palla al volo di Locatelli. Per Berardi, posizione di alla destra. Riesce a crossarla, arriva Locatelli! Siamo avanti noi! Barella può girarsi centralmente, Locatelli. Tiro! Rete! Il raddoppio di Locatelli! 2-0 per noi! Ancora il numero 5! Respinta corta, Immobile, conclusione, rete! Giro, il grande, Immobile, la mette dentro per il Tris che chiude definitivamente il conto. 2-3-0 e qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo. Dove può arrivare la nazionale azzurra? No, pensiamo partita dopo partita e per ora adesso c'è solo in testa il Galles. Molti avversari parlano dell'Italia e pensano che non possa andare lontano. Ma vuol dire solo una cosa, che l'Italia è tornata a fare paura. Aumento di stipendio per cantare tutto l'inno. Vabbè ragazzi, fate quello che volete. Non rompete il cazzo. Guarda qua come te l'ho rischiata, Berna. Altro che le tue. Alzo guardi, gioca. Stana dal pallone, Verratti va al corso di mezzo, la deviazione. Rete! Siamo avanti noi! Pestina ha portato in vantaggio la nostra nazionale esattamente al minuto 39 nel corso del primo tempo. Il gol dell'Atalantino. Gran palla di Verratti a giro verso il primo palo. Il piattone del nostro centrocampista verso il montante più lontano. Nulla da fare per Ward. L'Italia vince il girone a punteggio pieno e affronterà l'Austria a Wembley, lo stadio che ospiterà la finale. Ora si fa sul serio, ora inizia il bello. Amici, restate sintonizzati perché adesso inizia il vero torneo. Le prime partite giocate dall'Italia erano facili. Ho dei dubbi che possano arrivare fino alla fine. Mancano di intensità, potenza, ritmo. È presto per prendere in considerazione l'Italia. Sono d'accordo con Patrick Vieira. Sento che non saranno all'altezza. Ci stanno mettendo passione, ma voglio vederli quando affronteranno una squadra più forte. L'Italia non mi piace. Ha giocato contro squadre non all'altezza in un girone semplice. Non ha nulla, non farà molta strada. Belgio e Francia sono le squadre più forti. Il resto sono tutte un gradino sotto. Bene ragazzi, siete stati straordinari gironi, davvero. Mi complimento con voi, ma soprattutto con Bernardeschi. Mi passi per favore il pallone dietro di te, grazie. Dicevo, faccio i complimenti a Spinazzola per... Ma dov'è? Spinazzola, le partite sono finite, puoi smetterla di correre. Adesso ragazzi, concentriamoci sull'Austria. La vittoria del girone è da dimenticare, ora non saremo più tra la gente di Roma, ma a Wembley, proprio lì. E dobbiamo ritornarci, cazzo. Mostriamo quanto valiamo. O dentro o fuori. Se c'è un momento in cui bisogna dimostrare di essere forti, quel momento, cari ragazzi con la maglia azzurra, è finalmente arrivato. È arrivato il momento di Italia-Austria a Wembley. Una partita che conta tantissimo. Una partita da dentro o fuori. Non dobbiamo sottovalutare l'Austria. Probabilmente ci sarà da soffrire. Ma ci proveremo. Barella dentro! La parata con i piedi! Ci andremo vicino. La conclusione dalla distanza! E magari rischieremo il qualcosa. Colpo di testa, Arnautovic. La palla è in rete.
L'Astra in vantaggio con Arnautovic. Incredibile. Non è gol, è fuori gioco, è fuori gioco. Siamo ancora 0-0. Caro Arnautovic, te ne puoi tranquillamente tornare adesso in campo. Hai semplicemente messo in atto quegli atteggiamenti che non ti sono propri, perché non hai la classe, la forza, la grandezza di chi cerchi inutilmente di imitare. L'importante è rimanere con gli occhi infuocati e crederci. Ogni fottuto minuto. Allarga dalla parte opposta, gran palla. Chiesa in aria, Chiesa! Siamo avanti noi! Il figlio d'arte l'ha messa dentro col sinistro sull'imbeccata maestosa di Leonardo. Spina nel fianco Spinazzola. 1-0 per l'Italia. Sì, attenzione al tiro. Rete! Il raddoppio dell'Italia! Matteo Pessina ha fissato il successo della partita col Galles. 2-0 per l'Italia. Ad Arnautovic non resta che guardare ed ammirare il delirio dei tifosi italiani sugli spalti di Wembley. Andiamo! E Arnautovic! Bene, ora controlliamo, siamo sul 2-0, non facciamoci prendere da... Il gol dell'Austria, attenzione! Ma andata a cagare. È finita! E abbiamo vinto noi! E ai quarti di finale ci andiamo noi! E adesso pronti a volare a Monaco in Baviera, fare i biglietti per quel volo che ci condurrà in Germania, dove ci giocheremo i quarti di finale. L'Italia si qualifica ai quarti di finale battendo 2-1 l'Austria, una partita sofferta ma che dimostra che la squadra ci crede fino alla fine, tirando fuori orgoglio e amore per la maglia che indossa, cosa che mancava da molto tempo. Allora, cos'è questo casino? Vi sembra il caso? Stiamo a pazzia! Senti, pazzia, tra poco affrontiamo il Belgio, vediamo di usare il tempo per allenarci e riposarci. Andate a dormire, su. Stasera c'è la Svizzera contro la Francia. No, niente partita, a nanna, forza. Ma boh, diamo un cena a cucca, Ciro. Sarà meglio. Uè, Ciro, ci vediamo a Rob. Dal dischetto, lo sbaglio. Vittoria con questa della Francia. Io ho creato questa squadra e io la estinguo. Mister, la Francia se ne shoot. Che? La Francia è uscita. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma da domani si inizia a fare sul serio, però, L'Inghilterra vince 2-0 e vola ai quarti di finale. Champagne! Il Belgio è tra le più forti squadre rimaste e sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. Come si batte? Dobbiamo rimanere noi stessi e fare il nostro. Abbiamo la qualità, la caratteristica per dire la nostra e mettere in difficoltà l'avversario. Lukaku è il pericolo numero uno e sembra spesso immarcabile. Ha già preparato la partita in tal senso? Ma diciamo che abbiamo le nostre carte da giocare. Mamma rogarmen, e che re? Ci penso io. Belgio e Italia, sarà una grande partita. Speriamo che vada tutto per il meglio. Rete! Leonardo! Il grinta! Bonucci! E andiamo! Forse è fuori gioco, ma tanto al VAR dormiranno come sempre. Dammi la 2! Ecco la qua, 3. Il frame preciso. Zoom. Preciso. Toppa, ok. Fuori gioco. Netto, fuori gioco netto. Ah, stavolta la VAR funziona, ma andate a fanculo. La pressione, la discesa di De Bruyne con il sinistro! La grandissima parata è quella di Gigio Donnarumma. Grande Gigio! Ma non possiamo rischiare. Dobbiamo segnare assolutamente e sbloccare al più presto la partita. È l'ora di mettere in atto lucertole di fuoco. Durante il nostro percorso potranno esserci ostacoli e noi dobbiamo farci trovare preparati, professore? Esatto, signorina Tokyo. È per questo che ho elaborato un piano. Lucertole di fuoco. E perché lucertole di fuoco, professore? Ah no, è così perché mi piaceva e fa figo. Il piano è questo. Ciro, tu stai male. No, sto bene, professore. Santo cielo, non siamo in un video parodia a fare citazioni di Aldo Giovane e Giacomo a caso. Questa è la vita vera. Farai finta di stare male, ma dovrai essere credibile o tutto salta. Oh, mi hai beccato, amico! Abbassa
abbracciami forte, Red. Si sta facendo buio. Grazie, Emma, di lasciare fuori Zanna Gialla. Di a Rossella che francamente me ne infischio. Scusami. Barella, Barella, Barella! Siamo avanti noi! Andiamo, l'avevo detto che era un piano infallibile. La Barella l'ha buttata dentro con una violenza inaudita, con un diagonale imprendibile a mezza altezza e siamo meritatamente in testa noi. Tira gira, abbiamo bisogno di te. I miei sensi di tira giro mi dicono che qualcuno ha bisogno di me. Ulicanni, Ace, trasformazione! Ma cos'è sta cringiata? Insegna, insegna, destra! Lorenzo, il magnifico Insigne! 2-0 per noi! Sul settore di sinistra, Doku, Doku che se ne va. Calcio di rigore, però insomma dare un calcio di rigore così... Ma si è buttato, arbitro! Meno male che oggi il VAR funziona, ora vedranno che non c'è. Avete sentito, ragazzi? Ha detto che lo ama. Allora mi sentite al VAR? È rigore e mi confermi? Dille di sì, avanti. Sì, è rigore? Sì, Dominga, te. Sì, gli ha detto di sì, sì. Ok, grazie, confermo il rigore. È il gol del Belgio che accorcia le distanze. Italia 2, Belgio 1. Su un calcio di rigore letteralmente inventato. Lo sapevo, si soffre, sarà dura, ma dobbiamo tenere, forza. Comunque stiamo giocando bene. No, sì, stiamo giocando benissimo. Se contiamo che siamo contro il Belgio e uno in meno per l'espulsione. No, guarda che non ha espulso nessuno. Ah no? Ma scusa, non hanno espulso Immobile? No. Cioè, mi stai dicendo che Immobile è in campo? Cioè, gioca? Dov'è? Sai che mi hai fatto venire il dubbio? Adesso guardo sull'app OneFootball se ci sono notizie su Immobile. Dici che puoi aiutare? Beh, sull'app OneFootball trovi tutto sul calcio, notizie dell'ultimo minuto, formazioni e... Ah sì, Immobile è in campo. Ah, non l'avrei detto. Pensa, puoi anche consultare le analisi delle partite e le statistiche. Tipo quelle di Immobile in questa partita fanno letteralmente calcio. Cioè, trovo proprio tutto, qualsiasi info sul calcio. Tutto, d'altronde è la migliore app di calcio con più di 3 milioni di italiani che la utilizzano costantemente. Cioè, tipo se io adesso lanciassi la mia scarpa in testa Immobile per svegliarlo, cioè tipo lì verrebbe riportato. Sì. Allora no, non si può fare, troppo rischioso. Però ci sta, potrei scaricarmela questa app. Ma dimmi solo una cosa, Ciccio. Gratis, completamente gratis. Ah, ma vedi che sei un grande, così ti voglio. Potete scaricare l'app di OneFootball dal link in descrizione. Ma con chi stai parlando? Con i tifosi a casa che ci guardano. Ah, ci stanno guardando. Beh, Cicci, scaricate OneFootball e poi mettete like alle mie foto su Insta. Guardate qua che figurino. Va, eccolo lì Immobile, di nome di fatto. Ehi Ciro, datti una mossa, sembra Orietta Berti del video di Mille, su. Dovete sapere che c'è una cosa che voglio più di tutto qui. È il sacrificio. Corsa. Sudore. Voglia di lottare. Sempre. Essere presenti. Giocare per il compagno. Dare tutto. Perché solo questo fa la differenza tra un buon giocatore e un campione. Semifinale! E il ranking non conta nulla! Il ranking non conta nulla! E non deve contare nulla! Perché siamo più forti! Noi! Perché in campo vinciamo! Noi! Perché è il campo che decide! E il ranking non conta assolutamente nulla! L'Italia batte il Belgio in una partita difficilissima, giocata fino all'ultimo respiro. Ora non ci si può più nascondere, perché l'Italia c'è! L'Italia è tornata a far paura! Gli azzurri potranno affrontare la prossima partita contro la Spagna a testa altissima, senza temere nessuno. Sarà difficile perché la Spagna è molto brava a fare possesso palla. Dovremo essere bravi a non fargli prendere in mano il pallino del gioco. Da Wembley Stadium di Londra, la semifinale del campionato europeo. Italia-Spagna. Tutti hanno paura di noi. Tutti hanno paura della nazionale di Roberto Mancini. Due conclusioni con la seconda. Parata splendida di Gigio Donnarumma che vieta il gol. Perché se vuoi andare in finale te la devi sudare. E noi ce la suderemo. Destra! Siamo avanti noi! Abbiamo segnato!
figlio d'arte! La mette al quarto d'ora! In un angolo inarrivabile! Per Unai Simone! Siamo avanti noi! Federito, dicevi che funzionava! Nel nome del Tir, a Gir, ti battezza Padre, Figlio, Spirito Santo e sa fatta Maron. A Olmo, Morata, triangolazione, Morata, rete. Pareggio della Spagna. Pareggio della Spagna splendido, dobbiamo dire. Gran gol, sì. Sull'asse Morata-Olmo, subito il gol del Paese. E invece la fine della partita. Ci sono i rigori. Calci di rigore. Calci di rigore. Locatelli contro Unai Simon. E forse il destro la parata. La parata di Unai Simon. Olmo. Parte il tiro. Alto! Molto alto! Alto! Molto, 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 molto alto! Il tiro e la rete! E la rete! Il tiro che parte e il gol preciso. A chi tocca, tocca a Federico Bernardeschi. Berna? Oh, che cazzo. No, God! No, God, please, no! 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 Non voglio guardare. Non voglio guardare. Riparte con la rincorsa e il tiro. Rete! Sotto l'incrocio dei pali. Sotto l'incrocio dei pali. Quarto. Vai, Berna, sì, sotto l'incrocio! Morata, Donnarumma tra i pali, la rincorsa di Morata, il tiro, la parata, la parata, la parata, la parata, la parata, la parata di Giorgione Donnarumma, la parata di Giorgione Donnarumma. Questo è l'ultimo rigore, dagli 11 metri Giorginio, Giorginio e basta, Giorginio e basta, Giorginio e basta, adesso Giorginio e basta, dal limite dell'area, c'è l'arbitro che fischia, Giorginio che va al tiro. Giorginio non perdona! Giorginio non perdona! A Wembley passa l'Italia! A Wembley passa l'Italia! A Wembley passa l'Italia! Che vuol dire che l'11 luglio ci siamo noi qua! Ci andiamo noi in finale! Ci andiamo noi in finale! Ed è finale, un percorso strepitoso quello dell'Italia, iniziato tra la diffidenza generale, nessuno avrebbe scommesso infatti un euro su questo gruppo, ma in finale ci siamo noi, noi al di là di ogni pensiero, al di là di tutto quello che è stato detto dagli avversari, ci siamo noi e ora manca l'ultimo centimetro. No, hai fatto una partita straordinaria, Fede, tuo padre sarà orgoglioso. Oh, un altro tifoso inglese che si è tatuato la Coppa Vita, it's coming home, certo che ansia però. Ma ne ci siamo, eh? Come fai a essere così tranquillo? Ma tranquillo, sono agitato anche io, anche perché se va male non te la dimentichi facile. E comunque siamo forti, siamo arrivati fino a qui. Ma vi ricordate il primo raduno con Mancini? Ragazzi, la strada è lunga, c'è parecchio da lavorare, eh? Il prossimo vero impegno sono gli europei nel 2020, quindi se vogliamo vincerli iniziamo a pedalare da ora, intesi? Magari vincere, mister. E perché, andiamo per vincere o dobbiamo fare le belle statuine? Lui ci ha sempre creduto e ora anche noi dobbiamo crederci. Dando il massimo, combattendo, stringendo i denti. Sicuramente ci sarà da soffrire. Loro giocano in casa. Lo stadio sarà una bolgia. Ma non ci dobbiamo far spaventare o impressionare. Altrimenti alla fine. E poi, quando meno te l'aspetti, eccola lì. La palla che ti farà gridare di gioia. E poi vediamo dove si arriva. Con un tricolore nel cuore ed una maglia azzurra cucita sulla pelle per sempre, la finale del campionato europeo del 2020 alla Wembley Arena di Londra si gioca Inghilterra-Italia. Attenzione che parte pericoloso, secondo palo e tiro rete. Shaw porta in vantaggio l'Inghilterra esattamente dopo due minuti di gioco, portata in vantaggio l'Inghilterra con questo gol di Shaw, di partita che inizia molto molto in salita per gli azzurri. Da quel lato del campo la finale inizia malissimo per gli azzurri. Poi la palla in porta, palo! Rete! Cogna! E Leonardo Bonucci, il grinta! La mette dentro! A pochi passi dalla porta di Pickford! Ci vuole un po' di freschezza e capacità. Chiesa, Chiesa al limite, ancora lui, sinistro! Pallone che finisce fuori di un nulla!
formazione Sterling. E anche un po' di esperienza e qualche trucchetto del mestiere che non guasta mai. Giochiellini, implacabile il nostro capitano. L'arbitro che dice che finisce la partita ancora. E si va ai calci di rigore. Domenico Berardi è il primo che si avvicina sul dischetto. La rincorsa di Berardi, il tiro, la rete. Il ragazzo di Calabria la mette dentro. Harry Kane contro Donnarumma. Forse il tiro, rete. Tocca ad Andrea Belotti. Il tiro, la parata. La parata di Pickford. Tocca a Maguire. Il tiro che parte, splendido. Calcio di rigore sotto l'incrocio dei pali. Leonardo Bonucci, che è stato l'autore del gol del pareggio. E Bonucci con il suo tiro. La rete. Aveva intuita stavolta però Pickford con Rashford, va in orizzontale, poi punta la porta, quasi si adagia, ferma palo, fuori, Federico Bernardeschi, il tiro, rete, centrale Bernardeschi, Sancho contro Donnarumma, riparte Sancho, il tiro, la prende Donnarumma, la parata Donnarumma, la presa Donnarumma, e adesso è il quinto rigore, è il quinto rigore che può essere quello decisivo. Jorginho, il suo tiro, rete, non l'ha presa, incredibile, l'ha presa Pickford, c'è l'opportunità del pareggio da parte degli inglesi, Saka sul pallone, batterà con il mancino, il quinto rigore della serie della nazionale inglese, prende anche lui una breve rincorsa, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Saka, il tiro. Allora, li volete vincere o no questi europei? Sì. Non vi sento. Sì, ragazzi! Siamo campioni d'Europa! 23-54 minuti in Italia! L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia! La parata Donnarumma! Un tricolore sventola sul tetto d'Europa! Le lacrime degli azzurri che hanno raggiunto il massimo risultato! Abbiamo vinto noi! Siamo i campioni d'Europa! Dopo che non siamo riusciti a partecipare a un mondiale, il calcio torna a casa, torna dove è nato, tra le piazze di Firenze la Magnifica e l'entusiasmo che dilaga a Roma, quello specchio di mare del Golfo che va a bagnare anche le falde del Vesuvio nella meravigliosa Napoli e scende verso la superba Trinacria e nella meravigliosa Tropea, poi ancora un'isola, la Sardegna, per salire tra Genova, Milano e Torino fino a culminare in laguna dove l'acqua accarezza la sinuosissima Venezia. Siamo campioni d'Europa. Siamo campioni d'Europa e lo siamo diventati con un gruppo magnifico che ha mostrato il suo valore al di là di tutto e tutti. Con una voglia pazzesca, un'unità di squadra, spirito di sacrificio e corsa. Con qualità, una gioia rivederla dopo tutti questi anni. Gente pronta a combattere per ogni minimo e dannato centimetro, per ogni cavolo di minuto. E poi c'è chi con due palle grosse così è capace di rischiartela davvero, nel 7. Dopo un anno difficile in cui ne ha subite di ogni. Certo che noi tifosi a volte ci mettiamo del nostro. Siamo campioni d'Europa e ce lo meritiamo tutto, cazzo. Che momenti, ricordi indelebili che ricorderemo e ricorderemo, con gli occhi lucidi, piangendo e godendo, tanto. Perché questo è il calcio, è la nostra passione, fatta di noti magiche ma anche di oscure serate di tonfi colossali, di urla di gioia e di grida storzate in gola. Momenti su momenti che non vogliamo smettere di vivere, mai. E poi non ditemi che è solo un gioco.